Io ho quasi 70 anni, non sono una ragazzina e sono una donna che ho avuto i miei problemi di salute, ovviamente. Sono scesa in piazza, ho lasciato mio marito da solo, gli ho preparato qualcosa e mi sono data a quello che dovevo fare. Sono i ragazzi che stanno soccorrendo la signora. Ma qua non c'è niente, si muore. Out è un punto di primo intervento che garantisce un'assistenza iniziale ai casi emergenziali. Poi puoi prevedere la cura fino a un codice giallo, ma anche un trattamento di codice rosso con trasferimento in altri ospedali in condizioni che c'è bisogno di maggiore assistenza. Questo era chiuso? Questo era chiuso, non c'era, non esisteva. Poi dopo una lunga battaglia è stato aperto per 12 ore e noi abbiamo continuato a battagliare per farlo aprire H24. Non si poteva immaginare chiudere un presidio del genere con delle eccellenze di primari che veramente hanno dato tutto, lavoro, sacrifici, perché ci hanno assistito in qualsiasi momento della nostra vita e della nostra giornata. C'è da dire che il mondo della sanità pubblica, purtroppo non è indenne rispetto a fenomeni corruttivi. Persone che oggi sono su tutti i titoli dei giornali e a noi hanno ribadito che lo spreco fatto in questo ospedale era stato fatto dall'utenza e dai lavoratori, ma su questa cosa mi nasce una forte perplessità, perché come si è visto, ripeto, sui giornali, chi ha fatto gli sprechi è anche la dirigenza. Noi pretendiamo di decidere di organizzare un ospedale diverso, non ci limitiamo solo a sbraitare o a cose fondamentali, a occupare le strade come abbiamo fatto. Noi proponiamo, facciamo piani con i lavoratori, quindi è una lotta che vuole essere propositiva, perché bisogna dare alle persone la speranza. Lo stato attuale, quello che si può fare in questo ospedale è soltanto la piccola chirurgia. Noi ci auguriamo che possa essere ripristinata questa chirurgia di un giorno, per far sì che gli utenti della sanità possano essere praticamente legittimati in questa loro aspettativa. A parte aver avuto un cancro al seno, ho avuto anche un cancro all'utero. Sono 6 anni che sto lottando con questa situazione, perché si sa che quando il cancro ti colpisce non è che ti lascia in pace, e per questo io devo lottare, non voglio lottare, devo lottare.